Un pianoforte a Ravello. Nella primavera del 1980, mia moglie ed io avevamo visto una trasmissione sul terzo canale televisivo della Rai. Mario Soldati intervistava un signore distinto accanto a un bel pianoforte a coda. Parlavano del Giro Ciclistico d'Italia, che quell'anno sarebbe passato attraverso la costiera amalfitana. Nel corso dell'intervista, Mario Soldati chiedeva al signore distinto: così sua nonna ha conosciuto Richard Wagner quando è stato qui da voi a Ravello e ha suonato questo pianoforte? Esattamente, è stato ospite nel palazzo dei miei nonni. Ha suonato questo strumento e ha suggerito a mia nonna: visto che siete così gentili ed ospitali, potreste fare della vostra casa un bellissimo albergo? Quell'anno con mia moglie avevamo proprio programmato le vacanze estive nella costiera e dopo aver sentito questo servizio ci eravamo ripromessi di cercare il luogo dove era avvenuta l'intervista. A luglio, giunti a Ravello, visitammo i luoghi wagneriani, tra cui il bellissimo giardino dove una targa commemorativa riporta una frase del musicista: il magico giardino di Clinscourt è trovato. Non ricordavo più il nome dell'hotel presso il quale si trovava il famoso pianoforte, ma mia moglie se l'era notato, Hotel Palumbo. Ci informammo e, giunti sul posto, poi timoriti dal nostro tipico abbigliamento turistico, calzoni corti e macchina fotografica, varcammo la soglia di questo lussuoso hotel, dove una signora ci accolse. Alla nostra domanda: abbiamo saputo che qui c'è un pianoforte che è stato suonato da Wagner, sarebbe possibile vederlo? Attendete, rispose. Vi chiamo il proprietario. Vi chiamo il proprietario. Ecco arrivare il signore distinto dell'intervista televisiva, di mezza età, alto, bel portamento e modi signorili, al quale ripetiamo la domanda: buongiorno, abbiamo saputo che qui è conservato il pianoforte che ha suonato Wagner. È possibile vederlo anche pagando? Certamente, non c'è bisogno di pagare. Ma come l'avete saputo? Guardando una trasmissione sul terzo canale Rai. Questa primavera, un'intervista fatta da Mario Soldati. Ah, il terzo canale, purtroppo qui non riusciamo a vederlo. Voi da dove venite? Da Torino e siamo in vacanza, alloggiamo vicino a Sorrento. Ma prego, accomodatevi, vi accompagno. Lo seguimmo su una bella scala fino a un largo pianerottolo ed ecco il pianoforte, lo stesso strumento sul quale Wagner aveva messo le mani 100 anni prima. Se vuol suonare, si accomodi. Non dico l'emozione, dopo aver visitato tanti musei e case di musicisti dove non è permesso toccare nulla, questo invito era inaspettato. Verosimilmente il proprietario dell'hotel avrà pensato che se venivamo da Torino per vedere questo pianoforte, come minimo dovevo essere un musicista. Così preso alla sprovvista, cosa potevo suonare per non farmi arrivare dei fulmini dall'alto? Avevo da poco composto una breve parafrasi del Parsifal e pensai che forse era l'unica cosa che in quel contesto potevo azzardare. Dopo aver rotto il ghiaccio con la parafrasi, proseguii con altre mie composizioni, visto l'interesse dimostrato dal padrone di casa, e il tempo trascorse senza che me ne rendessi conto. Temevo un po' il giudizio e l'emozione raddoppiò quando, dopo avermi ascoltato attentamente in silenzio, al momento dei ringraziamenti e del commiato, mi chiese se potevo rieseguire la parafrasi del Parsifal, perché disse così come l'avevo interpretata io, non l'aveva mai sentita. Quella sera eravamo attesi da amici per cena a Sorrento e appena mi videro subito chiesero: cos'è Raffaele che sembra Mosè quando è sceso da Sinai? E mia moglie: oggi pomeriggio ha suonato un pianoforte sul quale Wagner suonò 100 anni prima.